Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Ore 24. Edizione della mezzanotte. Liste chiuse, polemiche aperte. I 5 Stelle rompono il patto in Sicilia e il PD accusa alto tradimento. Ancora scontro, Letta Meloni. La versione di Mosca, Daria Dugina uccisa da una donna ucraina. Putin, crimine vile e crudele. Kiev replica, la vostra intelligence fabbrica fiction. Gas alle stelle, nuovo record. Bonomi, Confindustria chiede un piano di razionamento. Eni scopre un maxi giacimento a Cipro. Positiva all'alcol test, 4 volte oltre il limite. Si aggrava la posizione della soldatessa americana che ha investito e ucciso un 15enne. Vado a vivere da solo, scesa sotto i 30 anni, l'età in cui i ragazzi italiani lasciano la casa dei genitori, sempre lontani però dalla media europea. Serie A, 2 posticipi, un solo gol, basta alla Roma per piegare la Cremonese, Sampdoria, Juventus a reti inviolate. Buonasera da Francesca Giannini. Elezioni di settembre, liste chiuse tra veleni e polemiche e partiti pronti dunque per l'ultimo mese di campagna elettorale. Un esercito di candidati per un minor numero di posti, 600 parlamentari per effetto della riforma costituzionale, ci sono ben 12 ministri del governo Draghi, tranne D'Incà, Dadone e Brunetta, molte le sfide tra i nomi noti, in Lombardia nel proporzionale Camera Letta, Salvini e Conte, al Senato Renzi e Berlusconi, a Roma si sfidano Meloni e Zingaretti, Calenda e Bonino nell'uninominale, in Campania Di Maio contro Conte, Fratelli d'Italia arruola Tremonti, Nordio e Terzi di Sant'Agata, il PD punta su Cottarelli, Ceccanti, Amendola, Ilaria Cucchi correrà per i progressisti a Pisa, qualche difficoltà per Forza Italia, restano fuori Ruggeri, Baldelli, Polverini, Moles, entra a sorpresa Rita Dalla Chiesa, c'è Valentina Vezzali, ritorna Tosi, malumori per Casellati in Basilicata e Lotito in Molise, Pizzarotti dice addio al terzo polo che farà a meno anche di Albertini, ci sono però Calenda, Renzi, Boschi, Bonetti e le new entry Carfagna e Gelmini, tra i 5 Stelle gli esterni di peso Scarpinato e Cafiero De Rao, la Lega ricandida tra gli altri i suoi ministri Giorgetti, Stefani e Garavaglia, Luigi Massi. Sì, GR1. Le devianze giovanili infiammano la campagna elettorale, il botte risposta tra Letta e Meloni sul video dello stupro a Piacenza, ma a far discutere PD e 5 Stelle è il caso Sicilia. I 5 Stelle rompono con i Dem anche in Sicilia, sosterranno Nuccio Di Paola per ridare dignità a tutta l'isola, spiega Conte tirando in ballo candidature impresentabili, Floridia. In Sicilia il Movimento 5 Stelle andrà da solo, perché quello che vale a Roma vale anche a Palermo. Letta si dice esterrefatto, ma è soprattutto con Meloni che si accende lo scontro. Il segretario Dem l'attacca da un lato per aver accomunato sotto la voce devianze e patologie come l'obesità o l'anoressia, dall'altro per il video dello stupro di Piacenza condiviso sui social dalla leader di Fratelli d'Italia, una scelta inaccettabile per i Dem, la lesione della dignità e lo stupro in sé, replica Meloni, mentre Salvini promette nuovi decreti sicurezza. Poi c'è il capitolo sul gas, Dem, Impegno Civico e Verdi puntano a mettere un tetto al prezzo, Bonelli. E puntando strategicamente sulle energie rinnovabili che hanno la funzione di abbassare i prezzi. E Berlusconi. Gassificatori, termovalorizzatori, energie rinnovabili, nucleare pulito. Mentre per Calenda l'unica è Draghi dopo Draghi, Sonia Oranges, GR1. Capitolo gas, lo sentivamo, che è anche al centro dei timori per l'autunno dopo la nuova impennata del prezzo con ripercussioni sulle borse europee che chiudono tutte in negativo. Al meeting di CL a Rimini il sottosegretario Garofoli assicura governo pronto a muoversi. L'inviato. Su di oltre il 20% il gas tocca quota 295 euro a megawattora dopo l'annuncio di Gazprom relativo ad una nuova chiusura del Nord Stream 1 per altri 3 giorni. Il governo assicura stiamo allerta. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli parla di fronte alla platea del meeting di CL a Rimini. Le notizie di questi giorni sull'aumento vertiginoso dei prezzi del gas e dell'energia naturalmente destano ulteriori
ulteriori preoccupazioni, il governo continuerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a monitorare questa evoluzione e a muoversi naturalmente. Per Carlo Bonomi, leader della Confindustria, è tempo di predisporre un piano di razionamento e torna a chiedere un tetto al prezzo del gas, che sia europeo o nazionale. Bene intanto gli stoccaggi per l'inverno, siamo al 79% della capacità totale. E infine Eni e Total Energia annunciano di aver scoperto un grande giacimento di metano al largo di Cipro. Da Rimini con Jacopo Teodoro, Stefano Marcucci, GR1. Gli esteri ora con l'attentato a Daria Dugin, figlia del filosofo nazionalista Alexander Dugin. Per i servizi russi l'attentatrice è una donna ucraina fuggita in Estonia. Kiev invece nega ogni coinvolgimento. In studio ci aggiorna Francesco Mincone. Caso risolto a tempo di record, anche se l'assassino è latitante. A meno di 48 ore dall'attentato che ha ucciso Daria Dugina, l'intelligence russa, l'FSB, espone le sue conclusioni. A piazzare la bomba sotto la macchina di Dugin è stata un agente dei servizi segreti ucraini, nonché membro del battaglione Azov, Natalia Vov, 43 anni. È entrata in Russia il 23 luglio con la figlia di 12 anni. Ha viaggiato su una mini usando tre targhe diverse. Ha preso un appartamento vicino a casa di Dugin, lo ha seguito quella sera fino alla conferenza di Zakharov con il tritolo, trovato chissà dove, ha piazzato l'esplosivo nella macchina dei Dugin, forse con l'aiuto della figlia, aggiunge l'FSB, poi ha azionato il comando a distanza. Infine è fuggita in Estonia, da Mosca sono oltre 700 chilometri di strada, ha passato la frontiera, tutto sotto il naso della sicurezza russa. Un crimine ignobile, ha commentato Putin, la vendetta non basta, vogliamo la vittoria in Ucraina, ha dichiarato il padre Alexander Dugin, vittima designata dell'attentato scampato all'ultimo momento. Mosca chiede l'estradizione della donna, ma l'Estonia chiarisce che nessuna richiesta finora è arrivata. Intanto dagli Stati Uniti il portavoce del Dipartimento di Stato dichiara: condanniamo sempre tutti gli attentati contro i civili. Di tutt'altro tenore ovviamente la replica degli ucraini, sentiamo. Kiev torna a negare categoricamente qualsiasi coinvolgimento con l'attentato che ha causato la morte di Daria Dugina. Non avrebbe alcun senso per noi, precisa il consigliere di Zelensky Podolyak, che punta invece il dito su faide tra fazioni a Mosca. Le vipere nei servizi speciali russi, conclude, hanno iniziato la lotta interna. Natalia Vovk, per Mosca autrice dell'attentato, non ha nulla a che vedere con noi, fanno sapere dal battaglione Azov. Si continua a combattere, intanto in Ucraina l'artiglieria delle forze russe ha colpito la città ucraina di Nikopol nel sud del paese, a meno di 15 chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhia. Kiev colpisce nuovamente il ponte Antonivka nella regione di Kherson e in Crimea. Resta l'allarme per il giorno dell'indipendenza nel paese. Zelensky ripete: temiamo che Mosca possa sferrare violenti attacchi contro di noi domani. Parece razonable che una guerra che... L'Unione Europea, nel frattempo, lo fa sapere il capo della politica estera di Bruxelles, Borrell, è pronta a discutere l'avvio di una grande operazione di addestramento per le forze armate dell'Ucraina nei paesi vicini. Marco Barbonaglia, GR1. E tornando alla vicenda di Daria Dugin, dell'attentato, le ricostruzioni dei servizi segreti russi, sentiamo il commento di Paolo Quercia, docente di studi strategici all'Università di Perugia. Intanto le autorità russe sono state molto celeri nel chiudere le indagini, dando la colpa ai servizi ucraini, e sarebbe quindi tutto molto semplice, molto evidente, molto banale. Io penso che noi non sapremo mai ovviamente cosa è realmente accaduto, anche per il clima di mistero, di scarsa trasparenza che caratterizza la Russia anche soprattutto in questa fase della guerra. Ricordiamo anche le decine di oligarchi che sono morti nei mesi scorsi a Mosca, di cui si conoscono poco le dinamiche. Certamente se gli attentatori sono ucraini siamo di fronte ad un fallimento clamoroso del sistema di sicurezza eterno russo. Un calcio alla guerra e in Ucraina, 8 mesi dall'ultima partita, torna il campionato. Nomi di città che abbiamo imparato con le cronache di guerra. Associarli a qualcosa che non siano bombe, carri armati, soldati, vittime, è come dire che un altro mondo, il mondo di prima, è possibile. Simbolo di quel prima, il calcio, che oggi ricomincia nella sua veste ufficiale di campionato e in quella simbolica di ritorno alla normalità. Voi russi ci fate la guerra, noi ucraini giochiamo a calcio, ha detto il presidente della Lega Calcio Ucraina. Se
Sembra impossibile che le due cose, la guerra e il calcio, possano sussistere contemporaneamente, ma a dirci che sì, può accadere, è il filmato che fa da prologo al campionato. Musica coinvolgente, si vede il pullman dello Shakhtar Donetsk nuovo fiammante con la scritta Football Club, e poi un ponte crollato, palazzi sventrati, grigiore di rovine. Si giocherà senza pubblico, con la contraerea schierata, le indicazioni per il rifugio e le istruzioni se scatta l'allarme. Ma si giocherà. Donatella Gori, GR1. Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti, e apriamo la pagina della cronaca. Si trova sotto sorveglianza nella base militare di Aviano, agli arresti domiciliari, la soldatessa statunitense che sabato notte ha investito con l'auto e ucciso un ragazzo di 15 anni in provincia di Pordenone. Positivo il test dell'etilometro. Mazzi di fiori, messaggi, candele. In tanti li stanno portando vicino alla rotonda dove sabato notte Giovanni Zanier è stato investito da un'auto ed è morto. Aveva bevuto e molto la giovane militare che guidava la macchina. Il livello di alcol nel sangue è risultato 4 volte il consentito. La procura di Pordenone ha chiesto la convalida del suo arresto al GIP con l'accusa di omicidio stradale. Ora è ai domiciliari presso la base militare di Aviano. Il comandante Ted Clark ha incontrato il sindaco di Porcia. Qui al microfono di Giovanni Taormina. I'm here to express our condolences. Siamo qui ad esprimere le nostre condoglianze al sindaco e alla città di Porcia, ma soprattutto alla famiglia che sta vivendo questa tragica perdita. In caso di rinvio a giudizio, le autorità statunitensi potrebbero appellarsi agli accordi internazionali previsti per i militari e chiedere che la giovane venga giudicata in patria. Una decisione che spetterebbe al nostro Ministero della Giustizia. Sarebbe uno scandalo, commenta Beppe Pontrelli, fondatore del comitato creato in occasione della tragedia del Cermis. Francesca Malaguti, GR1. Ancora cronaca, spara la moglie e si barrica in casa. Poco fa l'irruzione dei carabinieri per arrestare un 80enne che ha sparato alla moglie, ora ricoverata. La sede regionale. Dopo 13 ore di delicate e snervanti trattative, i carabinieri hanno fatto irruzione in casa di Michele Costigliola a Bacoli, nei Campi Flegrei, bloccandolo e sequestrando la pistola con cui al mattino aveva ferito la moglie, un'arma detenuta illegalmente. 2 colpi sparati dall'ottantenne al culmine di un litigio. La donna, 77 anni, trasportata all'ospedale di Pozzuoli da un figlio, è ricoverata in prognosi riservata per ferite al fianco e non è in pericolo di vita. Dopo aver fatto fuoco, l'uomo si è barricato in casa e per lunghe ore non ha permesso ai militari di accedere, minacciando di uccidersi. Solo in serata ha acconsentito all'ingresso di una figlia, ma dopo 10 minuti la donna è uscita senza essere riuscita a convincere il padre ad arrendersi. All'origine del malessere dell'uomo, ex camionista e dipendente di una pizzeria, una condizione di salute precaria che gli aveva precluso diverse attività. Dopo un'ulteriore vana negoziazione, poco prima delle 23 i carabinieri dell'aliquota primo intervento hanno sfondato il portone d'ingresso. Ne è nata una breve colluttazione, finita con l'arresto dell'uomo, ora accusato di tentato omicidio. Da Napoli, Luigi Carbone, GR1. Sul caso di stupro avvenuto a Piacenza, oggetto, come abbiamo sentito, anche di polemiche politiche, la procura, che ha chiesto la convalida dell'arresto per il 27enne, è intervenuta anche in merito alla diffusione del video. L'uomo, un 27enne della Guinea, richiedente asilo, è accusato di lesioni personali e violenza sessuale aggravata. Ora sarà il GIP a dover convalidare l'arresto. La vicenda ha scatenato anche una serie di polemiche di carattere politico e giornalistico, dopo che le immagini dello stupro riprese con un cellulare sono state ampiamente divulgate su siti e social, violando l'identità della vittima. La procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un comunicato ha annunciato che sono in corso approfonditi accertamenti sulla diffusione del video, poiché si tratta di un fatto riconducibile a ipotesi di reato. La questione riguarda quindi i media che hanno pubblicato il documento, ma anche i privati. Il garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria per accertare eventuali responsabilità da parte di soggetti che hanno proceduto alla diffusione. L'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna ritiene la pubblicazione del video di gravità inaudita, inaccettabile dal punto di vista professionale e umano. Alle fondamenta della deontologia giornalistica, scrive l'Ordine, c'è il rispetto della persona e delle vittime. Carlo Cianitti, GR1. È scaduto a mezzanotte il termine per le offerte su Ita Airways, nata dalle ceneri di Alitalia. La compagnia è nelle mani del Tesoro e nel mezzo di un percorso di privatizzazione sul quale però è piombata la crisi politica.
In arrivo le due nuove offerte per ITA. Da un lato MSC con la tedesca Lufthansa, gli americani di Delta Airlines con Air France e il fondo Certares dall'altra. La prima accordata è in pole position, pronta a spendere circa 900 milioni di euro. MSC comprerebbe il 60%, mentre i tedeschi avrebbero una quota del 20%. La seconda accordata avrebbe presentato un piano dettagliato con il ruolo centrale di Roma Fiumicino come terzo hub dell'Europa continentale, rafforzando le rotte verso gli Stati Uniti. Certares offrirebbe intorno ai 600 milioni di euro per circa il 60% di ITA. Questa proposta lascerebbe al Tesoro una quota di almeno il 40%. Il governo punta a scegliere entro fine mese l'accordata per entrare in trattativa diretta, ma la chiusura dell'operazione potrebbe slittare. Preoccupati i sindacati. Fabrizio Cuscito, segretario Filt CGL. Chiunque sia interessato ad acquisirla dovrà mettere una cospicua quantità di denaro. Masha Magarik, GR1. Ci spostiamo negli Stati Uniti. È stata arrestata la responsabile di due sparatorie avvenute nel quartiere Midtown di Atlanta. La donna ha aperto il fuoco e ucciso due persone e ferito una terza in due luoghi diversi. Successivamente, ha riferito la polizia, è stata arrestata all'aeroporto della città, ma la sua identità non è stata resa nota. Ancora negli Stati Uniti, dove le celebrities scendono in campo per sostenere la libertà di scelta in materia di aborto dopo la sentenza della Corte Suprema, dal miliardario Bloomberg al regista Spielberg, passando per le stelle del pop, una serie di iniziative per contrastare le leggi proibizioniste. La corrispondente. Il regista Steven Spielberg e la moglie, l'attrice Kate Capshaw, hanno dato $25,000 ciascuno. $1,000,000 la cantante Lizzo, $250,000 Ariana Grande. Celebrità mobilitate per la battaglia sul diritto all'interruzione di gravidanza. Il denaro è andato in Kansas, dove la campagna pro-aborto ha stravinto 59% contro 41% nel primo referendum statale sull'aborto da quando la cancellazione per mano della Corte Suprema federale della sentenza Roe vs. Wade ha tolto alle americane la garanzia a livello nazionale di questo storico diritto. Il quesito referendario, promosso dal fronte Pro Vita, metteva in discussione che la Costituzione del Kansas proteggesse l'aborto, intendendo così aprire la strada al divieto per legge, ma gli elettori lo hanno fermato, e questo in uno stato tradizionalmente conservatore. Ho il cuore spezzato, è stato il commento di Michelle Obama alla notizia della fine della Roe vs. Wade in giugno, mentre la star di Sex and the City, Cynthia Nixon, ha rivelato che sua madre fu costretta a praticare un aborto illegale. Erano gli anni 60, anni a cui le donne degli Stati Uniti non vogliono tornare. New York, Lucia Goracci, GR1. Per qualcuno sarà una buona notizia, per i bamboccioni no. Secondo il rapporto Eurostat, adesso i giovani italiani vanno a vivere da soli un po' prima dei 30 anni, ma siamo ancora lontani dalla media europea. Sono passati 15 anni dall'infelice battuta dell'allora ministro Padoa-Schioppa che definiva bamboccioni i ragazzi italiani che ancora vivevano con mamma e papà. Oggi però l'ultimo rapporto Eurostat ci indica che un piccolo passo avanti, o meglio indietro, c'è stato. È scesa appena sotto i 30 anni, soglia anche psicologica, l'età in cui i figli italiani lasciano la casa paterna, certamente ancora lontani dalla media europea che si attesta intorno ai 26 anni, e niente a che vedere con il popolo dei giovani finlandesi che spicca il volo a 21 anni e spicci, o dei cuccioli svedesi che lascia la tana a 19 anni. Le ragioni di questo ritardo rispetto ai coetanei del nord Europa sono ovviamente economiche, ma non solo, come ci spiega Carla Facchini, docente di sociologia all'Università Bicocca di Milano. I genitori italiani hanno probabilmente un modello culturale che prevede un forte supporto, su cui c'è una forte solidarietà intergenerazionale storica, per cui da una parte non ci sono le politiche, ma dall'altra c'è un modello culturale che prevede un lungo accudimento da parte delle famiglie di origine. Silvia Ferreri, GR1. La musica che verrà tra le tournée più attese, i Coldplay suoneranno in Italia il prossimo anno. L'annuncio è arrivato dai social della band, che hanno comunicato tutte le tappe del Music of the Spheres World Tour. Hands up,
L'attesa durerà ancora 10 mesi, ma abbiamo le date delle due tappe in Italia per i Coldplay nella prossima estate. Un ritorno dopo 6 anni per la band di Chris Martin, che arriverà nel nostro paese il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e a San Siro a Milano il 25 e 26 giugno. L'annuncio arriva il giorno dopo aver completato la serie di 6 serate, tutte sold out, al Wembley Stadium di Londra. Le date annunciate per il 2023 includono Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi, ovviamente altri spettacoli nel Regno Unito e i 3 live in Italia. Da quando il tour è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022 sono stati venduti oltre 4 milioni di biglietti per le date in America Latina, Nord America ed Europa. Occhio anche alla sostenibilità, grazie a uno spettacolo alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le tappe. Marcella Sullo, GR1. Direttore Andrea Vianello, vice direttrice Simona Grossi, responsabile di edizione Raffaele Roselli, coordinamento tecnico Alex Gritti e Max Gambino, ora linea GR1 Sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, un grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di ascolto. Radio 1, la tua informazione, sempre. Un cordiale saluto da Giorgio Germanò, lunedì di campionato con 2 posticipi e avaro di reti. Iniziamo subito dall'ultima sfida in ordine di tempo, quella di Marassi. La Juve, come il Milan, non va oltre il pareggio in questa seconda giornata e non riesce ad agganciare l'imbetta alla Roma, il Napoli e l'Inter. Nel primo tempo la formazione di Massimiliano Allegri soffre la maggior organizzazione, il maggior impeto della Sampdoria, che coglie una traversa con la Risse, ma poi anche un'occasione per andare ad insidiare la retroguardia blu cerchiata. L'errore è quello di Augello, la fuga di Quadrado che spara addosso al portiere che era in uscita. Da quel momento in poi solo Sampdoria, anche senza creare grossi problemi dalle parti di Perin. Nel secondo tempo la Juve sembra un'altra, almeno relativamente ai primi 25 minuti. Entra persino Miretti e la mette bene in verticale su Vlahovic, fino a quel momento oscurato da colla sterzata. Cross in mezzo, Rabiot, altro fantasma, la sbatte dentro, ma l'arbitro vede un fuorigioco, meglio il VAR proprio del centravanti serbo. Si chiude con l'ingresso di Fabio Quagliarella e la Sampdoria che mantiene il prezioso pari per 0-0, il primo punto della sua classifica, e Juventus che dovrà molto meditare sul suo operato in vista del big match sabato prossimo all'Allianz Stadium contro la Roma. Collaborazione tecnica Riccardo Bertone, Francesco Repice, GR1. A punteggio pieno la Roma, che piega la Cremonese e raggiunge in testa la classifica Inter e Napoli. Di sofferenze ancora per 1-0, con tanti rischi, e i 60.000 dell'Olimpico in apnea fino alla fine. È una vittoria che vale, però, dedicata naturalmente a Wijnaldum. Un altro infortunio preoccupa ora la Roma, quello alla spalla sinistra di Zaniolo, che cade male e deve uscire alla fine del primo tempo. Mourinho riconosce le difficoltà della partita, fa i complimenti alla Cremonese, ad Alvini. Partita aperta fino alla fine, però 3 punti di oro. Radu allontana i fantasmi dell'errore di Firenze e respinge su Pellegrini e Dybala nel primo tempo, senza dimenticare le sue idee di gioco veloce, palla a terra. La Cremonese risponde, colpisce una traversa con Dessers, il più pericoloso, anche con 2 rovesciate che finiscono vicino alla porta. Allo stesso modo un tiro di El Shaarawy finisce sulla traversa, ma la partita diventa un rebus per la Roma. Lo risolve Smalling al 27° del secondo tempo, di testa, su azione d'angolo, troppo libero il difensore, in uno dei pochi errori della Cremonese, che sfiora il pareggio alla fine ed esce tra gli applausi dei suoi tifosi e qualche rimpianto del suo allenatore Alvini. Siamo in un percorso di crescita e dobbiamo capire dove poter migliorare per lottare per l'obiettivo, però poco da dire, poco. Giocavamo contro la Roma, che è una grande squadra. Con Federico Foroni, Daniele Fortuna, GR1.
E avete sentito dell'infortunio di Zaniolo a fine gara? Il centrocampista della Roma ha sostenuto gli esami diagnostici presso una clinica in città, nulla di grave, soltanto una lussazione alla spalla, starà per tre settimane fuori dai campi di gioco. Ed è stato un po' il turno degli infortuni, anche Andrea Ranocchia, difensore del Monza, ha riportato la frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia destra. Più grave qui ovviamente il recupero, perché il difensore Ranocchia resterà fuori almeno tre mesi. E un altro infortunio ha interessato Berat Şimşiti, difensore centrale dell'Atalanta, nella gara con il Milan, frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Andiamo all'estero, in Premier League, dopo due sconfitte si risolleva il Manchester United di Ten Hag, che con Ronaldo in panchina per buona parte della partita ha superato 2-1 il Liverpool. Chiudiamo con il tennis, mentre Roger Federer annuncia l'imminente rientro nei campi di gioco, debutto positivo per Martina Trevisan al torneo di Cleveland in Ohio, e un BTA 250 alla 28enne mancina di Firenze, ha battuto al primo turno l'egiziana Sherif 2-6, 6-2, 6-4. È tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte. Viaggiare informati. Ben trovati, aggiornamenti sul traffico. È appena arrivata la notizia di incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Grumel. È appena arrivata la notizia di incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Grumello e Seriate in direzione di Milano, chilometro 183. Sulla 1 Milano-Napoli, tamponamento tra due vetture, siamo tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Ancora sulla 1, tamponamento tra tre vetture, tra Biglio 1 Sud, diramazione Capodichino, ramo A, e diramazione Capodichino, ramo D. Siamo in direzione di Roma, per questa ragione il traffico è rallentato. Diamo anche qualche chiusura ripartendo dal nord. Sulla 4 Torino-Trieste, Ospitaletto è chiusa in entrambe le direzioni. È arrivata un'altra notizia, coda per l'incidente sulla 4 tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. Torniamo alle chiusure ripartendo dal nord. A 4 Torino-Trieste, Ospitaletto è chiusa in entrambe le direzioni e in uscita da Milano fino alle 5 per la presenza di lavori. A 26, chiusura per lavori tra Masone e il Bivio, a 26 a 10 Genova a 20 miglia in direzione di Genova Voltri, e sempre in direzione di Genova Voltri chiuso il tratto tra Bivio a 26 di ramazione a 7 e Masone. È previsto che la chiusura si protragga fino alle 6. Restiamo in area ligure per la presenza di lavori, chiusa sulla 10 Genova 20 miglia tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova fino alle 6, e per la presenza di cantieri chiusa tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Genova fino alle 6. Questa era l'ultima informazione, a risentirci al prossimo aggiornamento da Rai Pubblica Utilità. In collaborazione con il CIS. Ore 24 e 27. Crocchette made in Italy con carne fresca? Monge, il pet food che parla chiaro. Rai Radio 1, la tua informazione, sempre.